Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Dopo la vittoria in Champions League, è in vista un'altra importante notizia per i tifosi rossoneri: ci siamo per la firma del Big. Prosegue ad altissimi ritmi la stagione del Milan, che dopo la netta vittoria sul Monza, la quarta consecutiva in Serie A, è tornato a sorridere anche in Champions League. La squadra di Pioli, quasi obbligata a vincere per rimanere in piena corsa per il passaggio del turno, non ha infatti tradito le aspettative, imponendosi con un rotondo 4-0 in casa della Dinamo Zagabria. Si fa quindi meno tortuosa la strada per la qualificazione del Diavolo, al quale basterà appena un pareggio nel prossimo match casalingo contro il Salisburgo. In casa Milan l'attenzione è però ora tutta rivolta all'imminente match di campionato dell'Olimpico contro il Torino, nel quale sarà fondamentale trovare nuovamente i tre punti, al fine di stare quanto più vicino possibile al Napoli capolista. Nonostante i fitti ed importanti impegni, Maldini e Massara si stanno dimostrando sempre vigili anche sul fronte calciomercato. A tal proposito, sarebbe imminente la firma di un big in particolare. Calciomercato Milan, c'è l'ok unanime, tutto pronto per la firma del big. È un grande Milan quello andato in scena allo stadio Maksimir di Zagabria contro la Dinamo, surclassata con un netto 4-0 con ben poco appello. Tra i protagonisti assoluti del match è doveroso citare in primis Sandro Tonali, sempre più leader di questo centrocampo, e Rafał Leão, autore di un gol e forte propiziatore dell'autorete di Ljubicic. Chi non ha minimamente sfigurato è anche Olivier Giroud, confermatosi ancora una volta con successo come il centravanti delle grandi occasioni. Il classe 86 si è infatti dimostrato sempre attivo e propositivo, coronando la sua prestazione con il gol del 3-0, l'ennesimo in trasferta in Champions League. L'ex Chelsea, nonostante i nuovi innesti estivi, anche in questa stagione rimane quindi uno dei riferimenti di questo Milan, come testimoniano le 6 reti e 2 assist messi a referto in questa prima parte di annata. Nonostante ciò, ad oggi il contratto di Giroud è in scadenza nel vicino giugno 2023, anche se Maldini e Massara sarebbero pronti ad intervenire nel brevissimo termine. La dirigenza rossonera ha infatti intenzione di prolungare il contratto del classe 86, pronto quindi a firmare un rinnovo che lo legherà al club rossonero fino al 2024. L'età non sembra quindi un problema per il Milan, che è intenzionata a puntare ancora a lungo sul centravanti francese. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.